Un ragazzo di nome Wells Crowder si trovava all'interno delle Torri Gemelle quando ci fu l'attacco l'11 settembre del 2001. Ma oggi sto parlando di questo ragazzo perché, a differenza degli altri, lui non scappò. Sapete che cosa fece? Mandò un vocale alla mamma e, dopo averlo fatto, prese la bandana rossa che teneva in tasca da quando era ragazzino e andò a fare il suo lavoro, quello di salvare più civili possibili. Arrivò al 78esimo piano, dove trovò un gruppo di sopravvissuti. Li prese e li portò fino al 61esimo piano e poi dopo tornò su per trovare altri civili. L'ultima volta che è stato visto stava risalendo le scale della Torre Sud, prima che l'edificio crollò alle 9:59. E di questo non ne venne a conoscenza nessuno fino a un anno dopo, perché dopo un anno ben 12 persone hanno riferito di essere state salvate da un tizio con una bandana rossa in faccia. E qui non stiamo parlando di un uomo qualunque, perché questo è un ragazzo che ha sacrificato la propria vita per gli altri, che poteva tranquillamente scappare ed andarsene a casa. E invece no, è rimasto lì a combattere, ad aiutare. Grazie per le vite che hai salvato, Wells. Tante famiglie ti sono grate. E mi dispiace che poche persone ti ricordino e parlino di te, perché se ci fossero più persone come te, il mondo sarebbe davvero un posto migliore. Grazie.